Salve a tutti ragazzi e bentornati a Shosha. Siamo tornati con un video sul calcio. Come promesso, oggi andiamo a rispondere a una domanda. Una squadra formata dai migliori acquisti della Serie A può vincere la Champions League? Beh, considerando il mercato, direi di no. Aggiornato al 7 agosto, quindi il calciomercato deve ancora terminare. Vi ricordo che solo alla fine del mercato arriverà il mio pronostico sulla Serie A. Lo so che manca una settimana all'inizio del campionato, è proprio per questo che aspetto la fine del mercato. Le squadre sono ancora incomplete, qualcuno ha bisogno di rinforzare la squadra, altri devono sostituire i giocatori partenti. È un cantiere aperto. Poi quest'anno il campionato è veramente pazzo, visto che ci saranno i mondiali. Perciò ragazzi, questo video non è completo, non so che cosa succederà da adesso alla fine del mercato, però con i colpi messi a segno dalle squadre fino a questo momento ho tirato su una bella squadra, più o meno. Ho già fatto tutto, qui in alto trovate lo stesso video fatto con i migliori acquisti nel calcio mercato mondiale, e abbiamo fatto una squadra clamorosa con la Serie A. Vi dico, a salvare il tutto ci sono stati i parametri zero e soprattutto i prestiti, perché giocatori acquistati, solamente quelli che sono stati pagati, acquistati definitivi, ragazzi, a merda, cioè veramente pochissimo, pochissimo. E per acquisti ovviamente si intende acquisto definitivo, riscatto o prestito, e ovviamente parametro zero. Quindi ragazzi, supportate alla grande questo video, e prima di iniziare scrivetemelo sotto nei commenti: ce la farà questa squadra o non ce la farà? Scrivetemelo. Ma prima di cominciare ragazzi, ho una cosa che sono sicuro che vi piacerà. Come sapete, da questa stagione OneFootball è partner ufficiale della Serie A, e per festeggiare alla grande l'inizio della stagione hanno organizzato un concorso pazzesco con tantissimi premi. Partecipando potrete vincere la maglia del capitano o di un top player della vostra squadra preferita, ma soprattutto due biglietti per andare a vedere una partita in casa della vostra squadra. Lo so, ma tranquilli, il vincitore non sarà solo uno, ma infatti ci saranno in palio ben 36 biglietti e 18 magliette, quindi le possibilità di vincere sono un bel po', ma soprattutto partecipare è completamente gratis. Io coglierei l'occasione, perciò passate nel link in descrizione, partecipate e provate a vincere. Direi che la Serie A su OneFootball quest'anno parte col botto. Intanto siamo in Champions League e ho scelto il Piemonte. Dai ragazzi, damogli una mano al Piemonte a vincere questa Champions League. No, cavolo, così mi sono maledetto. Non ce la faremo mai, non ce la faremo mai. Beh, in realtà ragazzi, io l'ho scelta perché sapete che il Piemonte non ci sarà più in FIFA 23, quindi questo è l'ultimo anno del Piemonte Calcio, e allora insomma diamo degno merito a questa squadra. Io seleziono il Piemonte e si va, è il tuo momento. Ah, non ho ancora costruito la squadra, però ho scelto i giocatori che ne faranno parte. Una cosa importante, intanto che vediamo la Champions League che inizia, non sarò io a giocare, perché giustamente ho letto i vostri commenti e mi avete detto: Mike, ma se è la squadra che deve vincere devi simulare. E c'hai ragione, e c'hai ragione. Il nostro gruppo: Lille, Piemonte, Salisburgo e Wolfsburg. Ci poteva andare peggio, ci poteva andare peggio. Il nostro portiere sarà Onana. What's my name? Ah, Onana preso a zero, è ovviamente il portiere più forte preso a zero, ovviamente considerando i valori su FIFA, raga, parliamo sempre di questo. Gli altri due portieri, ragazzi, sono Massimiano della Lazio e l'altro è Vicario, che è stato riscattato dall'Empoli. Allora, a me Vicario non mi dispiace, insomma. A livello quindi di overall è più forte Onana e va in porta, altrimenti quello più pagato è stato proprio Massimiano. Quindi ragazzi, io ho cercato di fare questa cosa, cioè di prendere quelli più costosi nel calciomercato e poi i migliori in generale. I nuovi terzini destri della Serie A sono Dodò della Fiorentina, il più costoso. Poi abbiamo Celik della Roma, cavallo goloso che corre come un cavallo, ma non corre tantissimo, però insomma bello offensivo. E poi ci abbiamo Bellanova dell'Inter, non giocherà perché c'è queste statistiche, mamma mia. Infatti ragazzi, ecco una cosa, gli overall fanno cacare, ci fa capire un po' il livello della Serie A, devo dire. A sinistra invece ci abbiamo Olivera del Napoli, tutto da scoprire, almeno per me, e Cambiasso della Juve. E poi della Juve, però è andato al Bologna. Insomma, vabbè, Cambiasso. Ci sbizzarriamo un po' di più per il difensore centrale. Troviamo ovviamente Bremer, pagato 50 pippini quasi, ma andato al bar da Morata. Vabbè. Delle cerchi. Romagnoli preso a zero dalla Lazio. Torna a casa Romagnoli. Tra l'altro, Romagnoli, ti ricordo che io ti ho fatto vincere un torneo di Overwatch. È sempre una coppa. Dopo Bremer, sapete chi è l'altro difensore più pagato di questa sessione di mercato per il momento? Demiral, riscattato a fior de quadrini. Oh, io mo sarei tenuto a Demiral.
Demiral, ragazzi. Non è così male. Ma invece, ragazzi, ci abbiamo Kim Min-jae del Napoli, arrivato per sostituire Koulibaly. Vabbè, credo che sia insostituibile. Vabbè, 76, può tranquillamente giocare. Passiamo però al centrocampo. La sentite sta puzza? È puzza di schifo, ragazzi, di morte. Cioè, veramente, i giocatori acquistati, raga, fanno ride. Lo sapete chi sono? Sono Marcos Antonio della Lazio, Enrique del Sassuolo, che in realtà è un riscatto. Ci sta più nessuno, ragazzi. E Ricci del Torino, pagato 8 milioni e mezzo. Basta, ragazzi. Fortunatamente ci salvano i riscatti e i parametri zero, perché c'è Zambo Anguissa, che è stato riscattato, quindi di diritto in questa classifica. Ma soprattutto ci abbiamo Gini Wijnaldum. Per questo, ragazzi, super acquisto, regalato in pratica. Paul Pogba, che si è fatto male, è vero, però, ragazzi, rimane il centrocampista più forte in questo momento per la Serie A. Però la volete sapere la cosa che fa più ridere? È che il centrocampista più pagato di questa sessione di mercato, Ederson, 63, dall'Atalanta, pagato tipo 20 milioni. Ci abbiamo pure quest'altro del Sassuolo, Torsveld del Genk, però sicuramente sarà un fenomeno. Non so se lo considerate un centrocampista ormai, però ci abbiamo anche Mkhitaryan, preso a zero dall'Inter. E poi passiamo alle ali: Di Maria, nonna e zia, Zaccagni riscattato, che fa numero proprio, riscattato anche Boga, Lookman. Questo è un acquisto da modalità carriera di FIFA, cioè completamente a cazzo, dall'Leicester all'Atalanta così. Però l'attacco devo dire che è particolare. C'è stato il riscatto di Correa, ma soprattutto il riscatto di Chicco Chiesa, colpo della Fiorentina con Jovic. Questo, raga, occhio, Origi del Milan. Scommetto che te ne eri dimenticato, Origi, perché l'hanno preso un tot tempo fa. Si è rotto subito. L'abbiamo preso. Ma questo trio vi infuocherà, perché il primo è De Ketelaere. Charles, io l'ho visto giocare un paio di volte contro la Lazio, raga. Questo è fortissimo, fortissimo. Veramente, complimenti al Milan. Tanto qui alto, è alto 1,92 m. Io mi sa che c'ho un mezzo debole, scusate. Ma soprattutto due colpi clamorosi. Paolo Dybala, che a zero è andato alla Roma. Un po' clamoroso, raga, clamoroso. Io ve lo dico qua, poi faremo ovviamente tutta l'analisi, i pronostici. Cioè, ragazzi, se c'hai soldi e poi prendi Dybala, Dybala te lo prendi. Cioè, ma che stiamo a scherzare? Ma soprattutto, ragazzi, lui, pronosticato da me mesi e mesi fa, Lukaku, che torna all'Inter per essere probabilmente l'attaccante più dominante della Serie A. Quindi, ragazzi, con questa formazione andremo a provare a vincere la Champions League. Ovviamente devo un po' ritoccarla, quindi la ritocco e torniamo. A few moments later. Ragazzi, io credo che questa sia la formazione giusta. Chiesa, Lukaku, Dybala, non ci abbiamo dubbi. Con Di Maria pronto a subentrare a Dybala. Poi, ragazzi, si potrebbe spostare Dybala al posto di Pogba e avere un centrocampo Wijnaldum, Dybala, Pogba. Però mi sembra un po' troppo offensivo. Ho scelto Selic al posto di Dodò, perché mi garantisce un pelo di più di copertura. Olivera a sinistra. Allora, difesa, ragazzi, ho scelto Romagnoli perché è quello che c'ha il valore di difesa più alto. E voi sapete che quando si va a simulare è un bordello. Altrimenti avrei messo Kim Min-jae, che corre di più, perché questo non corre, sinceramente. Però sarebbe stato un rischio, non lo so. Cioè, avrei pure Demiral che corre, 74. Pure più di Bremer. Vediamo come va, ragazzi. Vediamo come va. Prima partita con il Lille, allora campione di Francia. 4-4-2. Noi, ragazzi, andiamo, siamo le zebre. Forza! 1-1, Jovic. Ma come Jovic? Al 45esimo esce Lukaku dentro Jovic. Ma chi te l'ha detto? 61% possesso palla. Bene, ragazzi. Veramente molto buona questa. Ma non è che l'allenatore è Allegri, no? Beh, ragazzi, non partiamo bene. Io vorrei vincere la Champions, sinceramente. Scusate, vediamo un po'. Loro si difendono bene. Non accetto col Salisburgo, non l'accetto. Oh, dai, svegliamoci! Ragazzi, ma perché Jovic entra sempre al posto di Lukaku? Ma che fa la Lukaku lì davanti? Io pensavo che passava un ciabatte sto coso. No, ragazzi, stiamo sotto. Ma guarda come giocano questi. Ragazzi, dai, su. Dobbiamo fare qualche sostituzione qui. Luca, te svegli. Ah, ma perché non t'ho dato le cose, le specifiche. Ragazzi, stiamo tutti davanti. Sì! Dai, per favore, devo vincere. 2-1, Bremer all'85esimo. Chi è l'altro? Chiesa dopo 2 minuti. Però facciamo delle sostituzioni un po' troppo avventate. Oh, Jovic lo levo, raga. Jovic non mi può rubare il posto di Lukaku. Fatica però sta squadra, ragazzi. Fatica e non poco. Di nuovo Fosburg, però stavolta in casa. No, ho messo simula. Vabbè, la simuliamo comunque veloce, ragazzi. 3-2-1, badabom. 2-1, Polpopol. E Chiesa, ragazzi, Chiesa segna sempre. Però di nuovo Lukaku me lo fa sci. Vabbè, comunque abbiamo vinto, ragazzi. Comunque tutte partite di corto muso, fa una modifica.
classifica, agli schemi della squadra. Facciamo un 4-4-2. Potrei pure giocare così, Chiesa Di Maria. Forse così siamo un po' più equilibrati. Vediamo un po'. Oh, sempre 2-2. Mannaggia, oh porca miseria. Però ha segnato Lukaku e non è stato sostituito. Attenzione, oh. Dovremmo esserci qualificati però. 11-9, a posto ragazzi. Abbiamo una partita col Salisburgo. Diciamo che ce la giochiamo proprio tranquilla con le riserve. Così facciamo giocare un po' tutti. Ragazzi, scommettete che con questa formazione qua che vedete adesso famo le buche. Mannaggia, oh raga. Ma che cazzo, non ho vinto un game. Voglio sapere Luke manca fatto per essere espulso. Raga, con grandissima difficoltà siamo passati. Ora però arriva il difficile. Ma becchiamo sicuramente Real Madrid, Paris Saint Germain. Dai, ma aspetto, Paris Saint Germain o Real Madrid. Perfetto, stiamo fuori. Perfetto. Pensiamoci bene ragazzi, è un gioco. Io rispondo, levo Romagnoli e metto Kim. No, ammazza, Kim c'ha 76 in difesa. Allora però levo lui e metto Dodò. Non sa difendere però almeno corre. Forza ragazzi, vai. Abbiamo il Liverpool e se dobbiamo uscire, usciremo a testa alta. Scelte del mister sono spinte tutte verso l'attacco. Ho messo Dybala. No, no, oddio. Aspetta, vai. No, il 18 che cazzo è? Wijnaldum, ti sei mangiato un gol clamoroso. Vai, 17. Tirate. Porca trota. Aspetta, ma come sto a giocare con chissà? No, raga, mi sono dimenticato di togliere chissà. Vabbè, niente. Volevo mettere Dybala lì. Mi sono sbagliato. Attenzione, attenzione. Guarda, questi tirano e segnano. Ok, fuori gioco. Ma avete visto che se siamo magnati? Oh, bucata, bucata. Onana was my name. Bravo. Ma stiamo tutti in porta, stiamo. Oh, riparti, riparti, Lukakone. Sì. Io, ragazzi, devo cercare di non intervenire. Chi è il 6? È il polpo. Arca mignotta. Però siamo inconcludenti, dobbiamo tirare. Però lo so, già stanchini, In panca c'hanno Virgil van cazzo addirittura. Penso quanto ci temano là davanti. Dai! Onana! Riparti! Lukaku! Pogba! Pogba, Lukaku! Vabbè, poi la palla passa tra i piedi di Gini Wijnaldum. Porco due. 39% possesso palla. È proprio la partita di Mister Spettacolo. Vai, 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 Lukakone. Metti da correre. Correte, vai Zambone. Vai Zambone. Su quella fascia. Dybala. Tirate per dirci. Porca trota. Ah, ecco il gol. Sadio Mane, che non dovrebbe essere qui. Ci ha purgato ragazzi, ci ha purgato. Ha avuto un'occasione sola. Se finisse così ragazzi, direi pure buono, tutto della... Chi è questo? Dodò, il pazzo furioso. Dodò, se lo ciuccia. Mette in mezzo, no. Ancora. Ma chi è quel pazzo furioso di Allison? No, guarda che contropiede della muerte che mi ho beccato, ragazzi. Per contropiede... Oh, Dodò. Dodò mi ha convinto. Dodò gioca adesso, Di là, tutto di là. Dybala, 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 Dybala. Che cazzo fa Dybala? Mettete... Cazzo, in questa vita, figa. Che cribbio, ragazzi. Ma ce la fanno a tirare? Ma perché non tirano? No, che ho fatto? Ho fatto una cazzata. Forse Jordan Anderson. Forse dovrei alzare un po' il baricentro. Ma se tirano, ragazzi. Mi tocca davvero fasci Dybala? Mi tocca davvero entra Jovic. E non hanno fatto niente, ragazzi. Puta figa, 2-0, però non me lo merito, Non me lo merito. Sempre se finisce 2-0. 3-0. Nice. O vincere la Champions League. Mando cazzo andiamo, raga. Mando cazzo andiamo. Fa un mezzo tiro in porta. Cioè, forse se l'avessi giocata io pure. Ma abbiamo beccato il Liverpool, mica pizza e fighe. Adesso noi abbiamo fatto entrare Jovic. Dai, correte. Corri, Chiesa, vai. Ma perché? Hai sbagliato qualsiasi passaggio, Chiesa. No, 4-0, dai, non si può vedere sta cosa, dai. Ingiudicabile proprio. Ma va, mo fanno il quinto, meno male. Bene, adesso andiamo a Liverpool a ribaltare sta situazione. Beh, io ho provato a dare la mentalità a sta squadra, ma... proviamo così. Leva Romagnoli, metti Kim. Mettiamo quelli che corrono, ragazzi, e va fangulva. Pressing sul primo controllo, sì, sì. Costruzione veloce. Simuliamoci sto game, però, ragazzi, prova a intervenire. Magari la ritiriamo su, ma questi schierano pure van cazzo oggi. Vabbè, perfetto. 0-4, perfetto. Oh, però, raga, incredibile come... Pure nell'altra prova. No, dai, dai, no. Ma Bremer l'abbiamo pagato 50 milioni. Siamo sicuri che non glielo potevamo ridare. Oh, ah, fuori gioco. Non ne ha fermato uno. Brunana was my name. Guarda, va. Va, senti, vado io, va. Guarda. È tanto difficile. No. Ok, è tanto difficile. Vai, Lukaku. Questi ragazzi sono gli highlights giocabili di FIFA 23. Cartellino giallo. Questa va bene. La carraccia a rua. Bene, sì, 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 sì. Tranquilli, tranquilli, tranquilli. No, tranquilli. Fateglielo fa, fateglielo fa. Dai, con due, ragazzi. Con due, con due. Mo' la dà Dybala di nuovo, No, te prego. Oh, ma... Cioè, la nostra difesa è orribile. Lavo riaddrizzata, raga. Lavo riaddrizzata. Guarda, guarda che passaggi sbagliamo. Chi è il 18? Mannaggia, Wijnaldum. Senti, vado io, va. Guarda Wijnaldum, mo' fa una cappella. Guarda, ma no, che cazzo fai? Non l'ho fatto io questa, Bremer, complimenti a noi. Guarda Kim! Guarda Kim! No, beh, non ci credo, ragazzi. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Fermateli! Ci stanno a fa male! Guarda Kim! Vai,
pupetto Dybala. Forza pupo Dybala con il destro sotto l'incrocio. Forza così. Oh, raga, ma Kim si è fermato proprio. Ha detto vabbè, non oppongo resistenza. Oh, non l'accetto, ma non l'accetto. Poi gli devo fare 5 gol, ragazzi, però. Dai, oh, ma beh, non è possibile, ogni tiro è un gol. Oh. Ma se ci fanno 10 tiri, ci fanno 10 gol. Il centrocampo ha fatto più errori. No, no, vabbè, ragazzi, dai. Vabbè, ragazzi, dai, ma ogni tiro è un gol. Ma un'ana se le montate le mani. Faccio entrare Massimiano. Almeno me la posso ripiare con lui. Massimiano. Cioè, un'ana peggio di Andanovic è impossibile. Invece sì, in realtà, guardali. Vabbè, dai, ragazzi, 9 gol in 2 partite, secondo me è accettabile. Gini Wijnaldum, ma è pronti alla cazzata, eh? Vai, Dodò. Vai, Dodò, l'albero azzurro. Come me l'ha presa? Che ci fa Olivera lì? Cosa ci fa Olivera lì? Cosa ci fa Olivera lì? Per sapere, eh? Cosa ci fa Olivera lì? Sì, guarda questa. Si è sbragato per terra, Bremer. Bremer, 50 milioni, Bremer. 50 milioni. Olivera, che ci fa? No, raga, che cazzo ci fa Olivera lì? Cioè... Kim! Gol 3-2, va bene. È un massacro, un martirio. Vabbè, niente, dei miei. No, 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 no. Vabbè, però ho beccato il Liverpool, eh. Chicco Chiesa! Beh, quando te devi di male. Va, faccio entrare pure giochi in Correa, va. Tanto peggio di così. Guarda, Vancazzo si permette uno sprint. Mi sprint busta davanti. Vabbè, vabbè, ragazzi, l'ho viste tutte. No, no, 7 no, eh. 7 no, eh. 7 no, eh. Tutto buono, vai, Joaquin. No, Joaquin. Beh, è Joaquin Correa, ragazzi. D'altronde, da Joaquin Correa, ma aspetto, questo è altro. Ancora, Joaquin Correa. Ci pensa, aspetta. Ma giochi in Correa! Ma un passaggio devi saper fare. Manco quello. Guarda questo che c'è sprint boost davanti. No, raga, i passaggi non accetto. E finisce così con un 10-2 perentorio. L'avventura dei migliori acquisti della Serie A in Champions League. Direi che c'è sta l'Europa League. C'è pure la Conference League. Puntiamo a quello che siamo bravi, no? Raga, ci ha narrato, eh. Ogni tiro era un gol, vabbè. Tutti noi almeno una volta ci saremmo chiesti: ma la squadra dei migliori acquisti della Serie A può vincere la Champions League?